Amici di Italia Termini, buongiorno. Siamo qui al Museo di Termini Marasa con la preside dell'Istituto Comprensivo Stani. Vorrei dire che sono contenta intanto della giornata di oggi e che la scuola deve farsi carico dell'integralità del soggetto persona e quindi facendosene carico deve curare anche questo approccio al cibo che nelle giovani generazioni non sempre è corretto, per usare un eufemismo, e può creare gravi danni e compromettere l'equilibrio psicofisico. Quindi sono l'obiettivo della giornata di oggi, io l'ho raggiunto. Poco fa detto anche ai ragazzi l'importanza di questo progetto, un progetto che è molto importante nazionale, perché siamo stati anche a Rai 2, a Rai 1, dove c'è tutto l'anno, gli studi, dove anche all'interno del nostro allevamento, perché ovviamente questo progetto sta diventando un progetto interessante per due motivazioni importanti. Uno, perché chiaramente i ragazzi che lavoreranno, che lavorano all'interno di questa struttura, sono ragazzi con disabilità psichiatrica. Quindi questo sicuramente è stato importante, perché diventano sicuramente un momento in cui i ragazzi, grazie a questo lavoro, diventano proprio un momento di reazione di ragazzi nel contesto del gioco. Secondo punto importantissimo è proprio grazie al lavoro delle ASL internazionali, quindi grazie a tutti i partner che sono stati coinvolti in questo progetto, quindi la produzione dell'arte ASL, che è un ulteriore elemento che è importantissimo per i bambini che soffrono di intolleranza e quindi viene sostituito al 100% al latte materno. Quindi un ragazzo con disabilità che aiuta un bambino con intolleranza, vediamo che sia, abbia un effetto benefico enorme. E grazie chiaramente a questo prodotto, quindi la vendita di questo prodotto, la cosa la sostenibilità dell'azienda. Quindi i ragazzi, grazie a questo loro lavoro e alla vendita dei prodotti, riusciranno a sostenere l'azienda, quindi ad autosostenersi e diventare un ente. Io nasco come mangione di miele innanzitutto, divento agricoltore proprio perché devo dire ne mangio chili e chili, la glicemia bassissima, quindi consiglio il miele perché è un alimento intanto equilibrato, in quanto ha una presenza di fruttosio e glucosio più o meno del 50%, per cui non provoca il picco glicemico, ma soprattutto ha queste sostanze antiossidanti che riducono i radicali liberi. La cosa importante è che per esempio in Sicilia occidentale abbiamo imparato a lavorare il miele a freddo, quindi a non trattarlo minimamente, quindi sicuramente è un'ottima qualità. Diciamo che la buona alimentazione, come ci hanno insegnato i padri, il cibo sia la prima medicina e la prima medicina sia il cibo, è alla base fondamentale del concetto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità porta avanti, ovvero che il vero benessere è quello completo di un equilibrio psicofisico e non soltanto l'assenza di malattie. E in questo psicofisico quindi dobbiamo fare anche l'attività fisica quotidiana per poter portare questo abbinamento tra l'alimentazione con prodotti di cosiddetta filiera breve, quindi che siano non soltanto biologici certificati, ma che siano appunto anche freschi, possiamo portare al nostro corpo quei nutrienti importanti, macro nutrienti, ma anche i microelementi che sono fondamentali per le varie reazioni enzimatiche, e abbinato a una corretta attività fisica poter ottenere questi benefici. Questa giornata di oggi è importante intanto perché si è messo sono messi i giovani a contatto con informazioni che sicuramente possono indurli a una sana alimentazione e quindi anche essere propensi a un tipo di vita che li condurrà nel loro proseguo a una vita migliore dal punto di vista alimentare e quindi la riduzione di tante patologie che agli alimenti sono collegate. Per quanto riguarda la collaborazione con lo Stenio, data già con la professoressa Bellaria dai tempi di Cefalù, e stiamo riproponendo per entrare sempre di più nel territorio, quindi anche con gli screening oncologici che saranno il clou di tutte queste manifestazioni che si svolgeranno a CERN il 26 maggio,
assieme a, ai problemi legati all'alimentazione, appunto per far sì che la medicina non sia più una medicina difensiva in cui si aspetti che insorga la malattia per intervenire, ma cominciare ad adoperarci prima affinché anche nel senso di un rapporto di costi-benefici, la sanità possa entrare prima e meglio, evitando l'insorgenza delle malattie, anziché aspettare poi di intervenire quando magari poi è anche tutto. Grazie. È semplice, in realtà ogni volta che noi abbiamo davanti qualcosa, un cibo, una pietanza, dobbiamo sempre chiederci da dove viene e se possiamo riconoscere parte della nostra storia, parte della nostra identità culturale in quel piatto. Ben vengano quelle che sono, i piatti che vengono dall'estero, però è sempre una ricchezza valorizzare il piatto nostro, autoctono, spesso lavorato da secoli, anche se noi quando lo gustiamo magari non ci riflettiamo per niente.